Eccomi qua, come ogni domenica, come ogni giorno della settimana, sono pronto a rispondere alle vostre domande. Non sono ancora arrivate. Allora, la mia parla due lingue, italiano e inglese. Le Olive parlano quattro lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese. La Lolly parla cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco. La Vinua parla sei lingue, italiano, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e francese. Stupendo, perché alla fine sono una persona che non ama litigare. E quando litigo con qualcuno è proprio perché me ne ha combinate una dopo l'altra e quindi non posso fare a meno. Allora, i miei piatti preferiti sono due. Il primo è scaloppina al marsala col purè e l'altro è una pizza margherita senza pomodoro con doppia mozzarella, scaglie di grana in cottura e salsiccia. Nella mia esistenza non ho mai detto no a un autografo e non ho mai detto no a una foto. Queste sono cose che ho sempre, sempre fatto. Allora, preparatevi, perché abbiamo lavorato tanto per capire che cosa volevamo fare, ma dopo 3 mesi di lavoro finalmente abbiamo il nostro diamante. Preparatevi. Vi posso dire la verità? La verità è che mi piace di brutto, lo trovo interessante, lo trovo intelligente, lo trovo coraggioso, mi piace di brutto. Allora, lo sapete anche che da un po' di tempo, grazie a Rocco, mi sono interessato a tutta la wave di Napoli, prima appunto con il grande Rocco Hunt, poi ho lavorato e lavoro con Nicola Siciliano e sto lavorando con due artisti che hanno fatto un pezzo insieme. Uno si chiama Al e l'altra si chiama La Zero. Hanno fatto un pezzo che si chiama Sampa, che è un pezzo di della Zero, che è un po', vuole essere un po' l'inno di uno degli stadi più famosi, più importanti al mondo, che è lo Stadio San Paolo. Andatevelo ad ascoltare il brano, perché mi piace di brutto. Ovviamente seguite sia La Zero che Al. Vi metto i tag e swipe up per andare ad ascoltare Sampa, e state molto attenti alla wave napoletana, perché sta già spaccando, ma spaccherà ancora di più. Complimenti a tutti. Allora, Joker l'ho visto ieri con mia moglie, è un capolavoro, e sento profumo di Oscar come miglior attore protagonista. Assolutissimamente sono orgogliosissimo dei Colors, anche perché voglio veramente bene a Stash, a Dani e Dale. Sono veramente contento per loro, di cuore, veramente. Il mio rapporto con lui è stato un po' come le montagne russe, ma detto questo è una persona con un talento incredibile. Sono contento e felice di poter condividere insieme a lui un po' del suo percorso. Tanta roba. Siamo noi i primi che non vediamo l'ora di farvi sentire. Allora, molto semplice, l'inglese lo parlano a scuola perché vanno a una scuola americana, l'italiano lo parlano con me, il portoghese lo parlano con la mamma e lo spagnolo lo parlano con tata Marcella, e poi sanno anche il bergamasco e il comasco, che parlano con me. Già collaboriamo su un sacco di cose e in futuro spero di fare sempre più cose con loro, perché ho un buonissimo rapporto sia con ovviamente con Federico che con la grande Tatiana. Forza! Da paura, sì che mi piace Car Brave. Ti piace Carlo, Car Brave? Numero uno. Da paura, già quando faceva le cose con Franchino, Franco 126. Beh, da paura, noccioline! Il mamelito spacca. Il pezzo con Alex Britti sta spaccando e ha spaccato. Swipe up se volete sentirlo. E sentirete il pezzo nuovo.